di nuovo online e di nuovo anche con Veronica Venna, ma sempre ogni giorno Veronica Venna, come di solito, ci dà tante belle notizie. Sapevamo già, avevamo in mente che lei poteva risultare anche un'altra volta vincitrice di un bel premio che ha vinto in questi tempi fa, come la T-Girl 2018-2019, e anche adesso parleremo con lei, perché sappiamo che ci darà una notizia, non la dico io, la dirà lei, e che adesso ti diamo di nuovo il benvenuto, Veronica, come stai oggi? Tutto a posto, come stai tu, Daniel? Bene, bene, bene. Bene. Sinceramente contentissimo, davvero siamo tutti qua contenti, allegri, condividiamo un bel successo che hai raggiunto di nuovo, Veronica. Sei sinceramente un uragano dei successi, no? Come diciamo noi. Allora, Veronica, cosa ci racconti? Dai, che vogliamo avere la primizia di questa bella notizia. Allora, praticamente Atea Morrison, Katia Zata, io Veronica Avena, la mitica Valeria Vita, siamo tra le prime vincitrici delle Awards Adulti Intrattenimenti della piattaforma Hardy Channel di Eddie Cassini, no? Quindi praticamente questa volta in un bis, no? Non soltanto un premio, però due. C'è il premio votato per il seguito della piattaforma Hardy Channel di Heidi Cassini, e praticamente come il premio della giuria, come la presentatrice del Grand Gala Porno Awards Italian 2019, che, come ho detto anche in altre interviste, per me è stato più che un onore. Ci devo ringraziare tanto Piero Cavalieri e Heidi Cassini per questa opportunità, praticamente anche per essere la prima transessuale a presentare un evento, diciamo, dell'Eros, un evento hard del settore adulto, a quale praticamente non aveva mai successo in Italia, e poi per il fatto comunque di essere straniera, di essere sudamericana, questo ancora mi porta tanta gioia, ma tanta gioia veramente, perché comunque quello si vede il quanto comunque ci sono delle persone a quale apprezzano quello che mi impegno per fare, quello che mi do da fare, quello che faccio con tutta me stessa, quello che cerco di fare il migliore per soddisfare ogni persona che mi segui, in ogni senso praticamente, e quello è una cosa praticamente è un grande onore comunque. Praticamente ho vinto questo premio che tutti quanti conoscono già, che è quello di T-Girl 2018, no? Che è stato praticamente l'evento. Ci sono state quindi 15 edizioni, praticamente in 19 anni in cerca più o meno. Io sono entrata praticamente nell'anno di 2015 e nella nomination, a quale praticamente da 2015 in poi sono sempre stata nelle nomination, e l'ho vinto per la prima volta a 2018 come T-Girl. Diciamo che non riguarda praticamente il Hardy Channel, è una piattaforma a quale si rivolge a tutti i personaggi, a tutte le persone che lavorano nel settore arti, non soltanto le porno star, però le case, le agenzie, le sex star, i fotografi, il videomaker, praticamente quelli che sono, quello che hanno l'evidenza e quello che hanno la competenza di vincere il premio determinato di quell'anno lì. E quindi comunque è stato
2018, il mio primo premio, no? Come T-girl nazionale, no? Nel caso italiana. E poi 2019 come T-girl internazionale. E poi ora 2020, che vi ringrazio di cuore a tutti quelli che mi hanno votato, a tutti quelli che hanno donato il suo tempo per entrare lì, per cadastrarsi, per praticamente vedere tutto il contenuto degli scarti, comunque di Large Channel, che ci mette molto impegno. Sappiamo comunque che per gestire un portale comunque è un lavorone comunque, no? Veronica, vuol dire che quindi hai 3 anni consecutivi che hai vinto questo premio come la T-Girl 2019 internazionale, questo 2020 che hai vinto, oltre a questo premio hai vinto anche per essere la presentatrice del per il premio della giuria. Sì, wow, sinceramente congratulazioni. Congratulazioni, complimenti, auguri, tante cose belle che sappiamo, perché davvero dalla nostra parte, con tutto il rispetto a tutte le altre persone, ti meriti questi premi, perché già conosciamo la tua traiettoria, già conosciamo la tua carriera, sappiamo l'impegno, la dedicazione, la disciplina che metti in ogni cosa che fai. L'anno scorso, nel 2020, abbiamo potuto vedere tante cose che hai sviluppato, tanti progetti che hai portato anche a un bel termine, e quindi tutti i tuoi followers, tutte le persone in Italia e anche all'estero si hanno trovato con questa magnifica sorpresa, anche guardandoti, sappiamo che hanno fatto anche delle votazioni tramite internet, giusto, per poter raggiungere, per poter vincere questo premio? Sono fatti tutti gli anni, se non mi sbaglio iniziano a novembre e finiscono proprio l'ultimo dell'anno, il 31, a quale praticamente il 5 veniamo a sapere i primi vincitori, no? Praticamente di ogni nomination, e poi comunque con tempo verranno gli altri vincitori. Anche quest'anno comunque è stato un anno con Covid, praticamente, a quale non abbiamo avuto tante serate, e Ardi Channel con la sua innovazione e con la sua creatività e con il suo modo di lavorare, sempre cercando di innovare e di mettere dei contenuti praticamente giusto per soddisfare ogni persona che segue la piattaforma, abbiamo avuto praticamente delle nomination diverse di tutti quegli altri anni scorsi, perché non abbiamo avuto l'opportunità di purtroppo di gestire ogni sexy star, ogni casa, ogni club privé, di gestire le vostre attività. Ok, questo altro premio che otterrai già prossimamente, che sarà fatta magari una celebrazione alla grande, come di solito la fa la piattaforma di Art Channel, e lo fa anche a livello nazionale e internazionale. Veronica, vogliamo sapere, perché è una cosa stupenda sapere che per terzo anno consecutivo hai vinto un premio sempre in una piattaforma importantissima come Art Channel. Cosa significa per te che sia questo il terzo anno consecutivo, soprattutto questo consecutivo? Come ti senti? Come stai vivendo questa meravigliosa notizia? Allora, praticamente direi che il Porn Awards Italia praticamente sarebbe un premio a quale sarebbe dedicato a maggior parte degli italiani, no? Delle persone che lavorano nel settore, l'italiano che lavorano nel settore art comunque.
Io, per il fatto di praticamente essere brasiliana, vincere tutti questi premi di consecutivo così, per me, guarda, sai che non c'ho parole soltanto di ringraziare a tutti quelli che praticamente ci stanno lì a guardare, a vedere, a votare, a seguirmi. E quindi per me quello è una cosa molto importante, perché direi che non a livello internazionale, perché abbiamo anche altri trans praticamente brasiliani a quali lavorano nel settore dell'arte, dove hanno vinto dei premi a California, praticamente nell'industria dell'arte. E quello per me comunque è stare lì partecipando di un evento del porti, dove praticamente diciamo che abbiamo delle personaggi storici nell'arte italiano, come Steve Morelli, come Rocco Siffredi, come Malena, come Franco Trillanzi, come tanti altri, come Heidi Cassini. Quello per me è, come ho detto, ci rimango senza parole, è una cosa che veramente mi fa emozionare e mi fa comunque essere convinta che praticamente la gente ci riesce a vedere il mio impegno, quello che cerco di fare con tutta me stessa in qualsiasi campo, non soltanto nel settore artico, e come ho detto in altre interviste, io sto sviluppando altre cose nella mia vita, a quali speriamo più, cerchiamo sempre. Esattamente, per questo sempre ci piace iniziare quando vediamo un'intervista, quando iniziamo un'intervista con te, particolarmente mi piace iniziare dicendo sempre un'altra innovazione, perché sempre ci porti delle cose nuove, dei progetti interessanti e soprattutto progetti che coinvolgono tutte le persone a livello nazionale e internazionale. Questo, Veronica, è una cosa realmente stupenda, anche perché ogni volta ti fa diventare più grande a livello professionale, a livello di carriera, e questo ci fa tanto piacere perché noi condividiamo con te ogni successo, noi condividiamo con te ogni passo che dai e siamo veramente contenti. Per questo ci fa tanto piacere sempre poter intervistarti, sempre averti con noi e ovviamente magari adesso, perché purtroppo non si può dare l'occasione di poter anche andare da te a tutti gli spettacoli, però non vediamo l'ora ovviamente di poter farlo. Prima di finire questa intervista, Veronica, adesso che già il tempo corre, hai detto una cosa interessante, non hai parole, però sono sicuro, siamo sicuri che hai delle belle parole di ringraziamento per tutte le persone che ti hanno dato quel supporto per poter raggiungere questo meraviglioso obiettivo che ti avevi proposto prima. Guarda, io credo che comunque la umiltà sarebbe il segreto del successo, no? Dal momento in cui abbiamo la umiltà e sappiamo riconoscere praticamente l'affetto a quale le persone ci regala, anche senza conoscere. Lasciamo a parte il lato del sex symbol, lasciamo a parte il lato dell'arte, della pornostar. E quindi quello è una cosa molto importante alla fine, perché questo ci riesce a vedere, ci riesce a capire tante cose. E quindi praticamente, come dico sempre, questo premio, sì, c'è la mia determinazione, ma questo premio, tutti e quattro, non sono solo mio, sono vostro. Brava, 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 brava. Realmente
Ti auguriamo davvero il meglio, ti auguriamo tantissimi bei successi, ovviamente meriti questo e sei un esempio per tante persone perché sappiamo l'impegno che hai messo in ogni attività, in ogni progetto, siamo consapevoli perché conosciamo già la tua carriera e quindi davvero anche ti ripeto dalla nostra parte. Diciamo, anche in questo tempo comunque diciamo che ci diventa molto più difficile a portare, a gestire una carriera poi comunque con tante cose. È quello, non quando abbiamo qualcosa in mente, quando abbiamo la determinazione, la voglia di fare, la voglia di crescere, la voglia di imparare, perché nella vita non si smette mai di imparare, no? La vita è un libro aperto, parli ogni giorno, impariamo sempre di più. E quindi quello è una cosa fondamentale e essenziale proprio. Benissimo, Veronica. Bene, speriamo quindi avere quelle notizie da quel giorno in cui riceverai tutti i tuoi premi. Speriamo anche poter condividere questo meraviglioso momento con te, con il mondo intero. E quindi ti diamo tantissimi abbracci e speriamo di vederci a presto in un'altra intervista, con un altro progetto che siamo sicuri che hai già in mente. E quindi questa, ti ripeto sempre, è la tua casa. Qua, sempre che desideri, puoi venire, puoi chiedere, puoi avere mille interviste che sempre siamo noi qua per te, per darti quella voce. Speriamo che passi questa cosa più presto. Magari ci vediamo un'altra volta agli studi di Piccoli Magazine, che è stato bellissimo quel giorno lì, quella domenica, è stato incredibile. Benissimo. Un abbraccio gigante da nostra parte, Veronica. Bacio a voi, un bacio a tutti i followers del Piccoli Magazine. E seguitemi anche sul canale YouTube, dove sto praticamente, ho creato un canale su YouTube, dove praticamente darò un po' di consigli su tante cose, sia per noi donne transessuali, sia per altre persone, e che ci sarà tanti contenuti. Puoi entrare lì su YouTube, Veronica Avena, e seguitemi. Grazie a tutti, grazie sempre per l'spazio. Grazie a te, un abbraccio. Ciao. Ciao. Thank you.